Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, come state? Ci troviamo a Kumamoto e oggi con la family visiteremo queste città. Rimanete con noi. Buongiorno di nuovo a tutti da Polentone in Giappone, come state? Allora, ci troviamo, come dicevo, a Kumamoto, prima volta che io e la family veniamo qua, ma soprattutto io che vengo qua. E allora, all'interno di questo video troverete degli spezzettoni di video che ho girato il giorno precedente, perché oggi sarà una giornata piena qui a Kumamoto, ma noi siamo arrivati ieri pomeriggio e abbiamo approfittato per visitare anche un altro paio di posti che vedrete appunto all'interno di questo video. Quindi ci sarà un mix di video realizzati ieri e soprattutto oggi. Adesso ci troviamo praticamente quasi ai piedi del castello di Kumamoto, che è considerato uno dei tre castelli principali del Giappone, con Himeji e Matsumoto. E ho letto che questo castello è stato costruito verso il 1460 e poi c'è la guerra, diciamo, della fine dell'epoca Edo, quindi la fine dell'epoca dei samurai, quindi è stato danneggiato da incendi e altro. È stato ricostruito nel 2008, poi nel 2016, a causa di un forte terremoto, è stato danneggiato nuovamente, quindi adesso è ancora in fase di, come si dice, ricostruzione e riparazione, ecco. Comunque è un castello veramente molto grande e ho letto anche che l'area dove praticamente risiede il castello è 1,6 km per 1,2 km e le mura del castello arrivano anche a un'altezza di 30 metri, quindi è veramente molto molto grande. Adesso non perdiamo tempo e cominciamo a girare. Allora, abbiamo preso il biglietto, sono 800 yen a persona adulta per entrare. E solo per vedere il castello, guardate qua, guardate la differenza tra questa signora e il castello. Poi c'era anche la possibilità di fare un kit per andare a vedere un'altra esposizione, ma siccome noi vogliamo vedere anche il resto della città, anche se comunque abbiamo una giornata piena e ci muoviamo in macchina, preferiamo insomma non soffermarci troppo qui al castello. Allora, siamo dentro al castello. Non pensavo fosse così, a dire la verità, ma è praticamente un museo. Pensavo che ci fosse, come si dice, un po' di struttura preservata dall'antichità, invece pare che sia veramente completamente ricostruito. Sembra di essere praticamente come nel castello di Hiroshima, se qualcuno di voi è stato a Hiroshima o Hiroshima, insomma, e ha visitato il castello, vedrà che è un museo come questo. Eccoci qua sulla vetta, sulla sommità del castello, 6 piani, e al 4° piano hanno fatto vedere un video sulla ricostruzione di questo castello dopo appunto il terremoto del 2016. E a quanto pare la costruzione e la riparazione è durata 5 anni, quindi nella primavera del 2021, l'anno scorso, è stato completato. E che lavoraccio, hanno preso pietre o comunque qualcosa che era rimasto intatto dal terremoto, altri le hanno riparate, ricostruite da zero. Hanno messo anche degli ammortizzatori per eventuali altri terremoti forti, così per evitare che vada distrutto nuovamente. Adesso scendiamo. Hai schiacciato? Adesso scendiamo e poi andiamo alla prossima meta. Dopo aver visitato il castello di Kumamoto, adesso ci troviamo in una zona che si chiama Josaien ed è, per chi è stato a Kyoto, a Egamura, una zona che un po' ricostruisce quello che è una stradina del 1700, anche se comunque poi all'interno è piena di negozietti dove mangiare, vari caffè, bar, eccetera eccetera. Poi alla sera, in estate, qua ci sono anche degli eventi, ci sono i market e negozietti anche aperti la sera, quindi è una zona insomma un po' turistica, dove un po' sperimentare cose,
del 1700. Comunque ci sono molti negozietti. La signora ha visto questo ikinari dango, che è un dolcetto di un dango con dentro le patate, patata dolce. E qua c'è un po' di carne, anche tipico è la carne cruda di cavallo con poi l'uovo crudo sopra. Adesso signora scendiamo, facciamo due passi, vediamo che cosa c'è. Poi mangiamo un dolcetto, mangiamo l'ikinari dango. Oggi, che giorno è oggi? Mercoledì? Beh, cioè... Che giorno è? Giovedì? Ah, comunque siamo infrasettimanale, poca gente. Vai, adesso puoi mangiare. Ho detto tre volte aspetta, lei stava già mettendo in bocca. Oh, non hai un attimo di pazienza? Dai, fai un bel morso e fai vedere cosa c'è dentro. Questo è l'ikinari dango con le patate, con la patata dolce, no? Sì, questo è patata dolce. Ah, questo è patata dolce, questo è quello... Molto da prima. Ah, formaggio, va bene, ok. Formaggio e tonio. Ah, e sì, latte di tofu. Com'è? Un cosa? Sì, un buono. Sì, volevo mangiare sotto ciliegie. Ciliegie? Ciliegie. Ah, sotto i ciliegi? Tabetta roba, non qua. Harunoji. Hanami no aji. Adesso la signora prova quello con la patata dolce, si vede proprio Murasakimo. Imo. Anche questo qua è il gusto di Hanami. Un po' meno. Un po' meno, più autunno. Più autunno questo. Patata autunnale. È buono? Scaldato nel microonde. Allora adesso vi voglio prendere la vostra attenzione per quanto riguarda questo kanji, no? Questo per molti amanti del Giappone e che sanno un po' di giapponese, questo è il kanji di Sakura, cioè del ciliegio. Ma qui a Kumamoto questo kanji qua identifica la carne di cavallo. Quindi questo Sakura Umatoro Sushi, o Umatoro Zushi in base a come viene chiamato qua, con la lettura dei kanji, questa è praticamente la carne cruda di cavallo sul riso, quindi è un onigiri di carne cruda di cavallo, due pezzi 500 yen. Come dicevo prima, la carne di cavallo è famosa qui a Kumamoto, come anche a Saonara, a Padova. Adesso vado a prenderlo. Abbiamo comprato, ragazzi, guardiamolo qua, guardate, ci sono i nigiri di cavallo. Adesso mangio. Guardiamolo qua. Con l'alghetta. Buono. Secondo pezzetto. Sì, felicità. Comunque sto facendo YouTube e Instagram. Impegnativo però. Dai, come siamo di sta? Allora, siamo entrati nel Suizenji Garden, che è un giardino che è stato costruito alla fine del XVII secolo ed è un giardino che praticamente, dove all'interno sono rappresentate 53 locazioni che facevano parte della strada Tokaido che collegava Kyoto a Edo, che era la vecchia Tokyo praticamente. Siamo entrati, ingresso per gli adulti 400 yen, guardate che bello, guardate che bello. Chiude alle 5, adesso sono le 4 del pomeriggio. Qua c'è la signora che saluta un gatto che va a pescare, il gatto. Dove sta andando? Il gatto va a pescare? Cosa sta facendo il gatto? La pesca o va a caccia di anatre, ma dai.
Nerottero vuol dire a caccia? Prova. Oh, i piccioni, forse caccia i piccioni? Sì, no. Le anatre mi pare che siano un po' troppo grandi per lui. Andiamo. Vabbè, comunque. Vai, vai avanti intanto. Guardate che bello. Mi ricordo un po' il giardino forse di Okayama, Korakuen. Bello. Proseguendo nel giardino ci sono le solite carpe che non mancano mai, che cercano qualcuno che dia loro da mangiare. Là intanto c'è ancora il nostro amico gatto. Che bello questo giardino. E qua abbiamo un prugno. Bello. Grazie. Ah, ah. Sembra primavera. Guardate questo scorcio. Siamo dalla parte opposta da dove siamo entrati. Esattamente lì. Lì c'è una piccola gru che si riposa. E adesso continuiamo verso la fine di questo bel parco. Bella giornata, veramente. Ci voleva dopo la pioggia di ieri. Sembra quasi dove fanno tipo gli spettacoli no. Infatti, guardate, avevo ragione. Mi ricordo un po' il Tsukushima Jinja come costruzione, la zona dove fanno appunto questi spettacoli. Allora ragazzi, ci troviamo in un parco qui ad Akumamoto e siamo venuti qua apposta perché c'è la statua di Chopper di One Piece. Allora, se non lo sapevate, l'autore di One Piece, di cui adesso io sono ignorante, di cui ignoro il nome, è di originario di Akumamoto e quindi in questo parco sono state installate due statue. C'è la statua di Chopper, che è anche qua in Giappone conosciuto come Chopper, e in più c'è anche la statua di Luffy, in Giappone conosciuto come Luffy e in Italia come Rapper, e adesso andremo in cerca della statua di Rapper anche lì per fare la foto di rito e il video. Spero che con questo vento si senta lo stesso. Ci troviamo davanti al palazzo della prefettura di Kumamoto, perché è proprio qui davanti che è stata installata la statua di Luffy, oppure Rubber come è conosciuto in Italia. È statua che è stata messa qui nel 2018 in onore proprio di Oda, c'è scritto qua, il creatore di One Piece. Questo è il palazzo della prefettura, il Kencho, e questo è Luffy con i suoi addominali scolpiti, la cicatrice e l'impronta di Eiichiro Oda, se c'è scritto Eiichiro. Facciamo un 360. E via, verso la prossima destinazione. Ciao! Dopo un'ora di macchina e dopo mezz'ora di lacrime di Tommy, che non smetteva più di piangere perché voleva essere abbracciato, siamo arrivati a Mikurai Beach Observatory, che era un posto che ho visto su Google Maps, molto carino, sembrava. Guardate, effettivamente è molto bello. Zona mare. Guardate che bello queste dune, piccole dune di sabbia che creano questo effetto cuscino, non so come chiamarlo. Qui dietro c'è anche un
un tempio shintoista, non so a chi si è dedicato. Comunque ragazzi, siamo stanchi, abbiamo sonno, quindi Tommy, vorrei dirti tante cose, ma sto zitto perché è meglio. Adesso Tommy ride, ma fino a 2 minuti fa, finché la signora non lo prendeva in braccio, là che piangeva. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio per Kumamoto. E a Kumamoto, domani torniamo a Hiroshima e sarà bella lunga. Penso 6 ore di macchina, tutte ci vogliono. Supportate il canale, iscrivetevi al canale, seguitemi sui altri social, Facebook e Instagram, sempre Polentoni in Giappone. C'è la possibilità anche per chi volesse supportare ancora di più il canale, la possibilità di abbonarsi al canale YouTube di Polentoni in Giappone. Quindi grazie di tutto, al prossimo video del Giappone, ciao da Polentone e dal diavoletto qua. Sei un diavolo tu, sei un diavolo, vero? Vedi, sei un diavolo. Ciao ragazzi. Alla prossima, ciao!